un video che parla di qualcosa che magari condividerete. Benvenuti su Preferiti di Joe. Dato che questo mese che ha questo color pesca, che è il mio colore preferito, no, non è il mio colore preferito è il giallo, però è il mio frutto preferito, è tutto dedicato a moi perché tra un po' è il mio compleanno e quindi questo mese ho deciso di parlare di me. E ben per questo oggi con Preferiti di Joe parliamo delle cose che odio di più del mio compleanno, cose che fortunatamente succedono raramente, ma che non mi piacciono per niente, del giorno del mio compleanno. Partiamo subito con l'odio mensile, la quantità di odio mensile che è tanto sana e bella. La prima cosa che odio del mio compleanno, ma cioè è un odio che dipende un po' dalla situazione, è quando il mio compleanno coincide con il saggio finale di danza. Cosa che succederà quest'anno, tra l'altro. Diciamo che dipende un po' dalla situazione, perché ci sono situazioni come quest'anno, per esempio, che non ho particolari programmi per il mio compleanno, però il giorno del compleanno è un giorno veramente che dedico a me stessa e di conseguenza nel momento in cui devo lavorare nel giorno del mio compleanno, sapete, è un'esperienza bellissima il saggio di fine anno, però farlo coincidere proprio col giorno del mio compleanno, diciamo che non mi fa impazzire come idea. Però quest'anno sono contenta perché appunto facciamo un saggio dopo 2 anni di fermo, quindi io sono veramente felicissima di poterlo festeggiare con i miei allievi. Però normalmente nella vita normale, quindi pre-pandemia, ho sempre odiato questa cosa perché non mi permetteva di seguire i miei programmi di compleanno e di godermela al 100%, ecco. Un'altra cosa che odio del mio compleanno è quando non ricevo auguri. È brutto, è veramente brutto. Ci sono stati anni, tra l'altro adesso io faccio una cosa bastardissima, cioè dato che ci sono un sacco di persone che si rifanno a Facebook per capire quando sono nata, io tolgo la data di nascita dal mio profilo Facebook perché tantissime ricevono la notifica e fanno gli auguri per quello. Invece io voglio vedere quanta gente si ricorda. Sono bastardissima. Ma lo so e lo ripeto, però appunto io odio quando ci sono delle persone che io so che comunque ci tengono, o almeno mi aspetto che ci tengano, che si dimenticano di farmi gli auguri o me li fanno in ritardo o in anticipo addirittura. Non lo so, è una cosa che proprio non mi piace. Preferisco pochi auguri sinceri piuttosto che 1000 falsi anche da persone con cui non ho minimamente a che fare da anni probabilmente. Allo stesso tempo mi dà un po' fastidio quando non ne ricevo una quantità che mi aspetto, diciamo. Un'altra cosa che odio del mio compleanno è quando non riesco a rispettare i programmi che vorrei. Se vi ricordate, ve ne avevo parlato nello scorso Birthday Tag un anno fa, io ho sempre dei programmi abbastanza ligi, cioè ho delle specie di tradizioni di compleanno. Quando non riesco a rispettarle, di solito è perché subentra qualcuno che mi dice devi fare questo, devi fare quello, devi fare quell'altro. La mia famiglia oramai lo sa che il giorno del mio compleanno io rispetto i miei programmi, io devo fare quello che ho intenzione di fare e nessuno mi deve rompere le palle. Di conseguenza, quando questo succede, io provo un odio viscerale per queste persone, perché cavolo, io vivo veramente la mia vita in favore degli altri, faccio tutto in favore degli altri, vivo tutti i giorni pensando agli altri, quindi almeno il giorno del mio compleanno vorrei pensare a me stessa. Quest'anno, come vi ho detto, non sarà possibile perché appunto lavorerò, però normalmente quando decido che quello è il giorno in cui festeggio il mio compleanno, in cui rispetto le tradizioni di compleanno, nessuno mi deve rompere le scatole. Un'altra cosa che odio, ma non solo del mio compleanno, ve ne avevo parlato anche nelle cose che odiavo del Natale, è quando ricevo regali sbagliati. Ora non starò qui a tergiversare sull'argomento perché appunto ne ho già parlato, però una cosa che odio è quando uno non sa cosa regalarmi, mi regala la classica cazzatina da compleanno, quindi il bagnoschiuma, il paio di orecchini, cose così, giusto per fare un pensiero, un regalo. Poi apprezzo comunque, non sono una brutta persona per carità, io apprezzo sempre comunque, però soprattutto più, diciamo, più sei vicino a me, più dovresti sapere esattamente che cosa desidero per il compleanno e un po' me l'aspetto, motivo per il quale di recente ho fatto una wishlist di Amazon da condividere con tutte le persone che mi aspetto mi facciano un regalo. Poi ovviamente è molto più bello quando, non avendo una lista, diciamo, la gente riesce comunque a regalarmi quello che desidero, quindi vabbè, insomma, comunque tornando all'odio giornaliero, questa è. Un'altra cosa che odio, ed è l'ultima fortunatamente di questa lista del mio compleanno, quando mi fanno notare il tempo che passa, con frasi del tipo sei diventata vecchia, sei diventata grande, adesso oramai hai tot anni e quindi dovrai fare questo, dovrai fare quell'altro. Non allungherò questo discorso perché mi sembra abbastanza palese. Però mette abbastanza ansia, nel senso,
Cioè, non è che uno compie tot anni e allora deve necessariamente raggiungere degli obiettivi oppure deve già farsi venire l'ansia perché sta per raggiungere una determinata età. Non mi piace, mi mette l'ansia, mi fa pensare al futuro in maniera negativa, una serie di cose, insomma. Cioè, quando uno compie gli anni, l'unica cosa che mi viene da pensare è: sono arrivata a quest'età, ho raggiunto questo ennesimo traguardo e basta. Cioè, semplicemente quello. Dall'età non dovrebbe prescindere qualunque altra cosa. E questo è quanto. La quantità di odio giornaliero l'abbiamo consumata tutta. Fatemi sapere voi nei commenti cosa odiate del giorno del vostro compleanno o di cose legate al vostro compleanno, così almeno ci confronteremo e ci libereremo di queste sensazioni negative tutti insieme. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Se volete supportarmi ulteriormente, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video il 5 di giugno con Cartoon Joe. Invece, il prossimo Spreferiti di Joe sarà il 24 di giugno. Un bacione e ci vediamo alla prossima!